Buongiorno a tutti, allora, io sono Danilo Massa, sono responsabile del settore tecnico di Aizon. Oggi vi presenterò rapidamente quelli che sono alcuni nuovi scenari che si trovano attualmente nell'ambito del cybercrime e quelle che sono le competenze da acquisire. Tutta una parte di spiegazione su quelle che sono le varie modalità di formazione del personale, addetto poi alla cyber security, le CTF normali, diciamo, le CTF appunto Attack and Defense, dove siamo specializzati, e quello che è stata l'esazione di un cyber exercise appunto di tipo Attack and Defense, come è stato organizzato, come è stato realizzato, implementato ed eseguito. Lo scopo finale di questa operazione era quella di misurare la cyber posture per capire effettivamente dove erano i punti più deboli di chi ha partecipato a questo tipo di attività. Non vi anticipo molto, per cui vorrei andare un po' rapidamente nel dettaglio. Aizon è una società di consulenza, ha una sede principale qua a Torino, poi c'è altre sedi in Italia, Milano, Roma, Genova, Bologna, ha diverse sedi anche in Australia e in Nord America. E ci siamo specializzati in tutte le attività di classica consulenza, più un settore di cyber security, dove operiamo con attività che sono penetration testing, vulnerability assessment, forensics, incident handling, ma anche la realizzazione e lo sviluppo di diverse tipologie di prodotti. Facciamo anche delle attività di awareness, di prevenzione per i clienti, insegniamo, cioè fate attenzione, perché alla fine sapete tutti che l'elemento più debole è quello umano. La classica mail, il classico ransomware, purtroppo, bene o male, funziona un'azienda che ha 94.000 user, basta che uno clicchi, apre qualche caso famoso e il danno è fatto. L'attività di penetration testing, a livello di nuove tecnologie, realizziamo e collaboriamo nella realizzazione di sistemi di analisi comportamentale del traffico di rete, come ARMIS, oppure come delle speciali sandbox evolute per analisi comportamentale, in questo caso qua del malware, con la possibilità di fare shading automatico di quella che è l'esecuzione di un malware, fa di credere che si trovi nell'ambiente che vuole lui, nella realtà dei fatti si trova in un ambiente virtualizzato, ma non è in grado di accorgersi. Oppure Monitor, che è un sistema di web application firewall, ad engine, il CyberRay, lavoriamo insieme anche con Leonardo per la realizzazione appunto di quei sistemi di addestramento. Siamo anche specializzati in tecniche particolarmente offensive, che vengono utilizzate soprattutto per fare la Red Team Automation, quindi effettuare scansione, analisi, attacchi automatizzati, con sistemi anche lì di shading per impedire a chi subisce l'attacco di capire la provenienza del traffico dell'attacco. Costruiamo anche dei cover channel, DNS, HTTP, per fare in modo che quando viene messa una testa di ponte dall'interno dell'azienda, per quanto riguarda il bersaglio simulato, riesce poi a sfiltrare informazioni e a operare in modo efficiente e efficace. Cosa vediamo in giro per il mondo? In giro per il mondo vediamo da una parte i cybercriminali e d'altra parte, noi lavorando anche sull'ambito difesa, vediamo anche quelli che sono i cybersoldier, quindi bene o male, quelle entità, diciamo, entità nazionali che vengono addestrate per fare appunto un certo tipo di attività a difesa dello Stato, tra virgolette. In mezzo ci stanno i cybersoldier of fortune. Avete sentito parlare di vari APT, di vari gruppi che si trovano in giro per il pianeta, alcuni di questi vengono ovviamente le loro competenze, le loro capacità a governi che vengono utilizzati come se fossero dei cyber nazionali, quindi dei costi. I criminali sono sempre più specializzati, pian piano avete visto le varie attività, le varie campagne di phishing, di attacchi in generale, quelle più di, da poco, diciamo, quelle più commodities, diciamo, si vedono sempre più comunque dettagliate, più tecniche, più controllati. La parte di dati di cui tutti vi parlo, avete sentito parlare, anche lì in evoluzione totale, si è partito col market B2C, di droga, materiale illegale, diciamo, per poi evolversi verso il posto dove tu puoi acquistare il zero degli esploiti, cioè attacchi che nessuno conosce, oppure acquistare intere identità reali, effettivamente rubate a qualcuno con tutte le informazioni, con tutta la copia del passaporto, dell'identità, della patente e quant'altro. Altra evoluzione è stata la Company Exploit Kit. Io voglio attaccare una certa azienda X, mi danno già tutto il kit fatto per colpire un certo sistema, per entrare dentro, per prendere il controllo, ho già uno schema in base all'architettura, quindi so già come devo fare per attaccarla. E l'ultima funzione è il crime as a service, in cui vado lì e dico io ho bisogno di, e compro dal mercato tranquillamente tutto quello che ci può servire per realizzare io stesso un malware o per fare attività molto più complesse, posso comprare botnet, posso comprare tutta una serie di servizi, non tanto piacevoli, ma ci sono. L'impatto in termini di costi del cybercrime a livello mondiale è stimato in 6 trilioni di dollari. L'impatto in costi vuol dire che a seguito dell'attacco ci sono anche i costi di gestione, di recupero, di informazioni, non è solo quanto è stato rubato, ma è quanto è impattato effettivamente nel danno. I proventi invece sono un po' diversi, sono 1,7 trilioni di USD. Dove arrivano questi proventi? Ransomware comunque in qualche modo porta a casa dei soldi, qualcuno che paga c'è, sperando di effettivamente liberarsi dal
ransomware o dall'attività comunque in generale. Il ransomware ricade anche non solo proprio il malware che decifra i file, ma anche attività di ricatto in generale, più tecnologicamente mirato a bloccare sistemi particolari e quant'altro. Le attività illecite, materiale online, vario genere, punti di proprietà intellettuale, invece anche il card di credito, un alzabasso, il cassa, alla fin fine, ormai vendendo di tutto, è uno degli effetti più grandi. Una cosa invece più interessante è anche vedere come poi utilizzano i criminali la guadagna, quello che hanno guadagnato effettivamente. Allora, il 15% di necessità immediate, bollette, pannolini e quant'altro. Insomma, un studio fatto dall'azienda americana, adesso di qualità, capita la Polonium. Un'altra parte, cattive abitudini, quindi droga, alcol, prostituzione, 20%. Reinvestimenti, beh, ok, insomma, è un criminale che si fa un reinvestimento, compra nuove tecnologie, compra attacchi. Investimenti particolari, la ricerca è stata fatta in America, quindi c'è anche ben in vista la voce vino pregiato, noi forse in Italia, non so se non si sa più in Italia comprano vino, ma comunque nella realtà dei fatti come investimento, e per migliorare lo stato sociale inteso però nel senso che faccio vedere che fare questo tipo di attività rende, faccio proselitismo e faccio una mia truppa di collaboratori che mi aiuta più che altro, no? Perché voglio solo sembrare bello, ma voglio anche far vedere agli altri questo tipo di attività rende. E dal 2016, dal 2016 in avanti per la NATO il cyberspazio è diventato anche teatro operativo, come lo era cielo, acqua, mare, terra e spazio, anche il cyberspazio è diventato teatro operativo. E quindi tutti gli stati, bene o male, stanno organizzando per addestrare truppe, per la difesa d'attacco, effettuare esercitazioni utilizzando dei cyber range o realizzando dei cyber range propri, finanziare delle ricerche in ambito militare, abbiamo partecipato a diversi progetti di ricerca in questo ambito, sviluppare tecnologia proprietaria, soprattutto per quello che abbiamo visto nelle richieste maggiori, era proprio per l'attacco che per la difesa, diciamo. Organismi sovranazionali che si interessano a fare quel tipo di ricerca di sviluppo, c'è la NATO, c'è il Cooperative Cyber Defense and Cyber Excellence, anche l'Unione Europea con l'ETA, l'European Defense Agency, emette ogni tanto dei bandi per lo sviluppo di tecnologie innovative nell'ambito dell'attacco e della difesa. Nel futuro cosa ci troveremo ad affrontare? Tutte le nuove tecnologie, quello che noi sentiamo, IoT industriale, embedded, l'auto intelligente, che bene o male sono sistemi o nuovi oppure totalmente vecchi, vari sistemi SCADA legacy, che vengono in qualche modo aperti su internet. Il problema dei sistemi nuovi è il solito, non c'è budget, devo realizzare qualcosa di nuovo e devo poi venderla, la sicurezza ce ne siamo fuori. Bene o male questa modalità è un po' sta cambiando, ma non abbastanza, per cui i nuovi sistemi introdotti diventano, sono sempre più vulnerabili di solito di quelli magari quelli più standard e più noti. Una cosa molto importante è la formazione, quindi la cyber awareness, per fare in modo che tutte le persone capiscano che cos'è la cyber security, e questo è già difficile, ma fare in modo anche che organismi nazionali di solito cerchino di erogare qualche tipo, cioè di mettere delle nuove leggi e regolamenti a cui di essere compliance, perché alla fin fine, inutile stiamo a raccontarcelo, la maggior spinta, diciamo, a mettersi in sicurezza, a fare certe attività, arriva da norme e regolamenti emessi dallo Stato, dal regolativo. Il GDPR che si è sentito dalla protezione dei dati sulla privacy, ha portato le soluzioni di SIEM dove magari non c'erano, quindi bene o male questi movimenti qua servono proprio a portare nuove tecnologie di security, nuova competenza nell'ambito della cyber security. Quali sono da livello di sfide del futuro? Ci sono anche i prodotti saranno sempre meno basati su signature, l'antivirus guarda se il tuo eseguibile che stai usando ha una certa sequenza di byte magari per capire se si è voluti già capire la parte più comportamentale, se quell'eseguibile che stai lanciando sta cercando di fare qualcosa più che guardare se ha una firma. La nuova evoluzione è sistemi basati su machine learning ovviamente, sull'intelligenza artificiale o su sistemi ibridi che alla fin fine sono quelli che rendono ancora di più il sistema ibrido tra intelligenza macchina e intelligenza umana. Io insegno anche il Master di Cyber Security a Genova, insegno Incident Handling e Digital Reverse Engineering Malware. Quando parlo di Incident Handling dico sempre che alla fin fine chi fa Incident Handling è l'ultimo baluardo di giovani vecchi a difesa della patria, perché i sistemi ti aiutano, i vari prodotti ti danno un'idea di quello che succede, ma poi alla fine è l'essere umano che è in grado di attivare le procedure che non erano codificate, non erano previste, perché ti stai trovando davanti a un attacco nuovo e di fare qualcosa di efficiente e rapido. I prodotti di cyber security devono per forza migrare verso più sistemi da big data, perché ad oggi sapete benissimo, ormai tutto è su qualunque cosa, questo vuol dire flussi di dati elevati, immense quantità di dati, che devono essere processati in realtà, proprio in real time, in modalità di acquisizione stessa.
non puoi memorizzarli e poi dopo analizzarli. Quando fai poi dopo, mi danno già successo in generale. Per fortuna ci sono delle aziende che fanno diverse attività, iniziano diverse attività per trovare una rosa, perché sono accorti che sono indietro senza aver subito un attacco, e questa è già una cosa molto positiva, perché molto spesso prendo la facciata e a questo punto mi devo mettere a posto in qualche modo, definisco già delle rose, ma poi adesso dico ok, cominciamo a prepararci a cercare di gestire gli incidenti, i principali sistemi, le persone competenti e quant'altro, in modo da essere più resilienti ad attacchi tipo cyber. E questo è quello che sta succedendo, meno male dappertutto. Come aiutiamo noi a fare questo, a parte la nostra attività di servizio e quant'altro? Lavoriamo su quelle che sono la realizzazione di sistemi per addestramento. Poi potete parlare di CTF, oggi pomeriggio mi pare che ce ne sia una, giusto così. Capture the flag, cosa sono? Sono degli addestramenti, delle sezioni di addestramento in qualche modo in cui tu devi valutare un team attaccante, diciamo, qualcuno che fa una certa operazione, cerca di prendere il controllo della macchina, di fare il reverse eseguibile, di trovare una flag in qualche modo da poter caricare da qualche parte e dire ho preso la flag, ho vinto il punto. Non c'è effettivamente di solito un blue team che realmente difende, non c'è qualcuno che si mette lì a difendere. Anche nella cyber challenge nazionale c'è un minimo di una situazione del genere, ma è un po' difficile, non è una situazione molto realistica. Funziona, è divertente, si impara tante cose, si imparano certe cose, ma su altre cose siamo un pochino più messi indietro, diciamo. Su quelli che sono invece CTF di quarta candidata, innanzitutto una durata in tempo esecutivo maggiore. Un attacco CTF, una situazione di quarta candidata, per farla bene, giocarla bene, dovreste avere anche una settimana di gioco, quindi non pochissimo. Lo scopo di solito è quello di valutare proprio il team coinvolto, perché alla fin fine non c'è solo il team di un'università o di un ente, ma ci sono dei team che sono specializzati su un certo tipo di operazioni all'interno di quello che è il teatro e lo scenario di riferimento. Alla fine vengono valutati anche il comportamento, la comunicazione, come tra di loro chi difende ha comunicato e come chi attacca tra di loro hanno comunicato. E ci sono anche ulteriori team, non c'è solo chi attacca e chi difende, ma subentrano anche degli altri team che adesso vedremo. Noi cosa facciamo? Noi costruiamo quello che è un teatro in questo caso è per esempio la Acme Corporation, famosissima azienda di ricerca localizzata nella sua sede italiana a Nera Montoro, in provincia di Terni, realizzata all'interno di quello che era un vecchio impianto di produzione chimica, non vi dico che cosa lavorava in Italia. In questo caso qua nelle esercitazioni abbiamo testato, quelle pubbliche che vi posso parlare, il Blue Team doveva essere quello che avrebbe dovuto difendere questa azienda da possibili attacchi da parte di altri malintenzionati. Era completa l'azienda, quindi c'era un organigramma con le persone, con gli user, con il password, con tutti i sistemi caricati. Un sistema di questo genere qua, di CTF, Attack and Defense, quello che si mira è il realismo. Quindi tutti i sistemi contengono dati reali. Qua da un vecchio sito web dismesso, cosa che capita molto spesso, quindi è una vulnerabilità probabilmente. Un sistema nuovo realizzato un po' di fretta per sostituire quello vecchio e anche lì qualche problema poteva averci. È da notare che questi sistemi di CTF che noi realizziamo sono costruiti dal ground zero, cioè praticamente chi deve preparare, predisporre l'esercitazione dice ok, scelgo teatro, quale teatro scelgo? Grande azienda di ricerca, ok, automaticamente partono una serie di componenti e tutti gli altri sono costruiti da zero. Viene installato il sistema operativo, viene installato per i componenti, vengono personalizzati i componenti, vengono caricati i dati all'interno di quel sistema, viene messo e integrato quel sistema in automatico con il SIEM, con il sistema di difesa, con l'Active Directory, l'inserimento DNS, quindi viene deployato completamente uno scenario nuovo tutte le volte in base a quello che chi ha deciso di costruire va a costruire. Nell'esempio dell'azienda di grande di ricerca, la parte di teatro era composta da una topologia di rete in cui c'era il server VLAN, la chiave VLAN, DMZ VLAN, un management VLAN, un firewall esterno, un domain controller con default users profiles e quant'altro. Poi c'erano dei sistemi di difesa, SIEM, IDS, service, insomma, poteva essere istanziati o meno a seconda di chi ha organizzato il gioco, decide di mettere in piano in campo o no, come pure i target. Ma ci sono altre estensioni, delle estensioni che stiamo lavorando adesso, con la rete di VoIP. Quindi chi attacca può anche mettersi lì e ascoltare le telefonate che avvengono tra i giocatori o tra chi è all'interno. Nella realizzazione finale lo scenario è abbastanza complesso, quindi tutti i sistemi vengono dispiegati, c'è anche il sistema di videosorveglianza, ci sono le telecamere che fanno vedere la situazione,
stiamo lavorando su uno scenario scala in cui c'è questa azienda, avrà anche un piccolo plant di produzione con tutte le realizzazioni in 3D di tutti gli oggetti che si muovono sulla catena di montaggio, sui controlli che girano, su tutta la parte più scala old style, che utilizzerà Bob Bus come integrazione, quindi che attaccherà, dovrà integrarsi, pare qualche problema su quel livello lì. La parte di IoT Build Automation, anche lì è costruita molto in dettaglio, ci sono i sensori meteo, i sensori di avvicinamento, radioattività, allarmi antintrusione, gli ascensori, criogenici. Se tu attivavi la modalità, diciamo, gioco fantascientifico, questa azienda aveva il piano meno 2, c'erano tutte le piante, quindi ogni piano c'è scritto cosa c'è, i sensori che ci sono, e guardate, al piano meno 2 c'era una camera criogenica dove venivano conservati i resti del famoso UFO crash avvenuto lì a Montoro, no? Con gli alieni all'interno che comunque erano dei. Quindi c'è lì, dipende dal distruttore cosa decide, e lì dove attaccare un sistema IoT in particolare che comunicava in questo modo. Alla fin fine, i componenti che utilizzati in primis, in generale, sono componenti open source, in generale. Anche perché istanziare i prodotti a pagamento diventa sempre un po' più complesso per gestire il sistema di licenze in modo automatico. Però abbiamo dei sistemi di CRM, dei sistemi di NAS, Zential come controller, abbiamo anche la versione con Windows ovviamente, vari sistemi di macchine, Ubuntu, Red Hat, c'è un po' di tutto, Alpine, la simulazione è fatta con, alcuni sistemi sono fatti con Raspbian, per esempio, per simulare quei dispositivi, altri simulatori che simulano Arduino o che simulano dei Texas Instruments, quindi insomma, bene o male, tutta una serie di componentistica che viene istanziata e simulato. Comprensivo finto una casa sarà corrispettivo corretto rispetto a quello che è il prodotto. OpenSense, il SIEM, fatto come la Elasticsearch, Kibana, ma c'è la parte più industriale che può istanziare sia con Splunk, può istanziare su Radar, il corso IBM. Quindi alla fin fine tutta una serie di componenti vengono deployate all'interno dello scenario. Quali sono i team coinvolti? Di solito c'è il Blue Team, che è quello che difende l'infrastruttura, il red team che deve andare ad attaccare l'infrastruttura. Solitamente al red team non viene di fare quello che vuoi, no, ha degli obiettivi precisi, ne vengono alcuni per esempio. Il green team sono le persone del team, è automatizzato e simula il language, cioè gli utenti del sistema. È una componente fondamentale questi perché loro magari vanno lì, guardano le telecamere, cercano di caricare i dati sul CRM, vanno a scaricare i file dalla NAS, vanno a creare dei file sulla NAS in modo automatico e avanti così. Quando c'è qualcosa che non va, tempestano il blue team dicendo questa cosa qua non funziona. E chi gioca al blu non solo deve pensare a tenere i sistemi su, analizzarli, capire che sono gli attacchi e bloccare gli attacchi, ma si trova anche gli utenti interni che cominciano a dire questa roba qua non funziona, quando non viene dentro e quant'altro. Il green team monitora il funzionamento dell'infrastruttura, l'infrastruttura è molto complessa, e permette anche di fare il reset delle macchine, perché non è, nel blue team può anche decidere di fare qualche tipo di riparazione di hardening e chiudersi fuori. È già successo, ovviamente, quindi un punteggio negativo dice ok, ti resetto la macchina alla condizione prima della tua operazione sbagliata, per esempio. Il white team è la direzione del gaming, sono coloro che vicino come essere fatto il gaming, quali sono gli obiettivi, tutto il resto, i bersagli, e con l'ottimo per il team in caso di necessità. Vi è anche la possibilità di avere, di utilizzare quella funzione mista, quindi avere un sistema di avversary simulation, parkour team, in cui chi fa il blu fa anche il rosso, diciamo, no? Se volete cercare blue team simulation, c'è parkour team simulation, è un'unione di due mondi tra chi difende e chi attacca, quindi chi attacca ha già delle conoscenze, delle competenze, e quindi sa già come sono fatti i difensori e lo usa poi in modalità quasi regression test, un'attività un po' più white box. Le parti comunque di blue team e del red team nel nostro sistema sono automatizzabili, quindi si potrebbe decidere di addestrare solo red team e i blue team sono automatizzati, quindi quando si vede un certo attacco, che noi sappiamo qual è perché noi disponibile, una vulnerabilità che adesso noi disponibile, sta avendo successo, ha avuto successo, un blue team automatico può bloccare, può fare delle operazioni che ragionevolmente farebbe un routine normale. Lo yellow team di solito invece opera con i portali, naviga, clicca, fa, invia mail, chatta. I sistemi blue team che giocano all'interno di questa finta azienda hanno tutti gli strumenti di collaboration dell'azienda. Quindi hanno un sistema di chat, di conference interno tutto VoIP, quindi parlano tra di loro, possono comunicare, si inviano mail e quant'altro. Il red team ha un finto internet, più un internet vero. Quindi hanno un finto Google
che indicizza tutti i sistemi che vede nel sistema di scenario. C'è un finto Shodan che va a ricercare le modalità, fa proprio esattamente quello che fa Shodan sulla parte di internet vera. C'è un finto Gmail, no? Fmail, fake mail, e avanti così, Google, Google, e avanti con tutta una serie di sistemi, anche Pastel, cioè tutto quello che serve di solito per poter fare una qualche attacco e usare per collaborare con gli altri team di attacco. Anche un sistema gratuito, ovviamente, di chat e di videoconferenza. Il Red Team invece è particolare perché il Red Team ha questa doppia possibilità. Può essere proiettato in infrastruttura all'esterno, quindi comparire nel finto internet ed operare nel finto internet, quindi anche la possibilità di costruirsi dei mirror reflector per poter far arrivare gli attacchi dai più diversi e quant'altro, comparire un reale attaccante, ma anche la possibilità di essere proiettato all'interno dell'azienda. Quindi si può simulare l'inside, un fedele che attacca o che accetta già il grant del sistema e può fare le cose. E di solito viene dato una serie di obiettivi. Compromette la macchina di DMZ, la DMZ muove sulla rete server, arriva il sistema di ascensori, spegne gli ascensori, disattiva i sistemi di controllo radioattivo e quant'altro, per quello che deve essere fatto in base a scenari di combattimento. Questo è stato fatto in un'esercitazione in cui i Blue Team erano dei bravissimi studenti universitari di Genova, che hanno già partecipato a diversi CTF e quant'altro, e sono stati organizzati per questo tipo di esercitazioni in due team. Uno più legato alla gestione, alla sicurezza del network, delle infrastrutture, quindi questi gestivano la parte di firewalling e quant'altro, e la parte di NAGOS, di controllo di monitoring e cose del genere, la parte applicativa invece gestiva le applicazioni presenti, il web, il CRM, la NAS, no, la NAS è nel network di infrastrutture. Doveva essere strutturati, quindi per farvi capire c'era una persona che è responsabile delle comunicazioni strategiche, era quello che doveva parlare con il management dell'Acme Corporation durante le fasi di attacco, perché quando sei in realtà cominciano tutti a dire ma che sta succedendo, perché il sistema si è spento, cosa è successo, e quindi devono mantenere i contatti. E erano responsabili delle formazioni tecniche per colloquiare con White o col Green Team nel caso che dovesse resettare qualcosa o avesse qualche tipo di problema, e poi un gruppo di security expert che doveva organizzarsi. Ovviamente lo scopo finale era salvaguardare il funzionamento dei servizi, quindi evitare blocchi massivi di un intersubnet, per esempio, se bloccavano l'accesso a un sistema, un po' come si fa anche nel CTF, come nel server challenge, non puoi spegnere la tua macchina che stai gestendo perché non è fatto. Qua doveva mantenere certi tipi di servizi attivi, altrimenti venivano penalizzati, ovviamente. Doveva tracciare le azioni dalla parte reportistica, quindi chi gestiva il gestivo doveva anche riportare cosa succedeva, ed eventualmente poteva richiedere un reset di una singola macchina a scapito di punteggio. Come funziona con tutto? Il Red Team ha avuto la possibilità di testare dall'esterno, fare una prima scansione per capire come era fatta il sistema, l'architettura di standard, quindi una conoscenza di base ce l'avevano, perché la classica DMZ, con il classico primo bastione, secondo bastione, di reti di dietro e quant'altro. Il Blue Team molto prima ha avuto la conoscenza di tutte le componenti che avrebbe trovato all'interno del sistema. Quindi sapeva già che c'era un Apache, c'era già un Tomcat, c'era un SIEM fatto così e cos'ha, c'era un IDS realizzato questa distribuzione, questo sistema, questo monitoring, in modo che il giorno dell'esecuzione della simulazione almeno avesse le competenze di base per poter mettere il sistema, mettere in protezione il sistema. Il giorno dell'evento ha ricevuto anche un controllo di tagliaggio, con tutti i disegni, i PID, le macchine, gli username, password, per accedere a tutti i sistemi, con tutte le grant e quant'altro. Ovviamente la valutazione del team era stata fatta una somma pesata di diversi fattori. Prima cosa era la availability dei servizi, perché comunque in ogni caso il sistema doveva rimanere su in qualche modo. Ogni servizio comportava una penalità e se sbagliavano qualcosa, ovviamente doveva essere valutato in qualche modo. Gli era stato dato ovviamente un periodo iniziale in cui potevi fare hardening, facendo hardening era un processo di avvio e operazioni di genere qua, perché meno male ci sta, devo cambiare una configurazione, devo riavviare il sistema. Non era finalizzante questa. Quando subivano un attacco da parte dei rossi, che andavano a confine, perdevano punti ovviamente, era stato valutato anche la parte di reporting. Sapete, il reporting che voi farete è una cosa anche fondamentale, perché voi siete in grado di dimostrare di aver capito cosa sta succedendo e di essere in grado di presentarlo per qualcuno. E venivano penalizzati sulle richieste di aiuto di reset delle macchine, per esempio, o di attivare i canali CSH perché si erano persi in qualche modo.
C'era un sistema che alla fine dava un visual scoring di quello che stava accadendo a livello di preparazione e di gestione di quello che era la sezione di gioco, e alla fin fine quello che si era realizzato come gioco era una prima parte di familiarizzazione con il sistema ambiente di gaming. Ognuno entrava con il PC, entrava direttamente in connessione sulla rete di gioco. Difesa preliminare, avevo solo 90 minuti, erano molto pochi effettivamente, per fare hardening, capire e quant'altro. Fare un primo report dell'operazione di hardening fatta, subivano una prima fase di attacco in linea di 90 minuti, quindi erano bombardati, una fase di reporting, una seconda fase di attacco di 90 minuti e una seconda fase di reporting, quella del leaking. È stato fatto molto veloce, ovviamente, ha dato i buoni risultati. La difesa preliminare aveva proprio il tempo di cercare di fare qualcosa. Ovviamente, sapendo a priori tutte le componenti che avevano a disposizione, poteva essere fatta già l'operazione quantomeno di hardening abbastanza decente, poteva essere fatta. Solo il bottino all'accesso all'infrastruttura, il red team era lì che beveva caffè, tranquillo, non faceva niente. Poteva usare gli strumenti che avevano messo a disposizione noi, oltre ad avere il PC, poteva avere delle postazioni blu con sopra NST, metodo studio di tutti, con gli strumenti, con tutta una serie di tool che potevi utilizzare, dipende dalla scelta che fare la persona. Individuale con modalità, perché avevano anche un sistema open bus per la scansione, cioè, quindi gli abbiamo dato tutto per servire. C'era anche le backbox per parte di città, potevano usare qualunque cosa per capire le modalità, cercare di risolvere, mitigarla e poi soprattutto configurare eventuali strumenti di difesa, perché noi abbiamo configurati, abbiamo fatto un livello medio di automatic configuration, ma medio basso diciamo, di farlo manco una lingua, però anche quello era una cosa più semplice. Poi la parte di attacco in linea, il red team doveva conseguire degli obiettivi specifici, nel frattempo il blue team doveva cercare di correre ai ripari in qualche modo, facendo del security monitoring, incident response, cercare di applicare qualche operazione di incident response e di coordinarsi soprattutto tra i due team. La parte di technical reporting indicava qual era la minaccia, quando è avvenuto, le componenti che erano interessate all'attacco, gli impatti, le azioni sono intraprese per cercare di mitigare la difesa. Questo era il reporting tecnico che doveva essere erogato. Non pretendavamo in tema, una riga puntuale diceva ho organizzato Apache, punto, cioè non serviva di più di questo, perché in quel tempo lì non ci stai. Per la parte di management non avevo più tempo alla fine della fase, avevo ancora più tempo extra per poi preparare qualcosa di management, ci hanno bucati, ma insomma, è successo questo e quest'altro, e avanti così. Ovviamente durante il gioco c'era un sistema di situational awareness, quindi si vedevano sui multischermi ovviamente che cosa, il sistema di telecamere per esempio, il sistema di IoT, di building automation, i sensori che scendevano, salivano, spegnevano, il sistema di monitoring di minaggio, quale telecamera era già saltata in aria, e stava saltando in aria anche che cos'era la parte di allarmi e di criogenico, era già arrivato al criogenico, quindi meno male c'era un sistema che faceva dei pezzi che morivano durante l'esecuzione dell'esercitazione. E due ovviamente hanno a disposizione queste informazioni, le vediamo loro stessi, quindi anche la parte di CM e di IS. Alla fine quello che siamo andati a misurare è poi la salva posto di chi dipendeva, ovviamente, perché chi attaccava era della gente veramente esperta, molto esperta. Quello che era importante per noi era valutare il grado di sicurezza dell'infrastruttura, arrivare ad ottenere questo, e le persone, l'hardware, il software che ho spiegato, come è stato impiegato per cercare di attivare un certo sistema di difesa, ma soprattutto la parte di rapid response. Il risultato non è stato eclatante, ma non perché da una parte c'erano dei rossi e dei blu che erano universitari come voi, magari la maggior parte di voi che difendevano. In realtà, infatti, quello che abbiamo visto qua, sì, un po' peggiorato per la mancanza di esperienza, ma è esattamente quello che succede nelle reali aziende. Quando si è in attacco non vi è organizzazione, non vi è coordinamento, quindi per cui una serie di operazioni che potevano mitigare o bloccare non venivano intraprese, perché chi aveva capito qualcosa non era quelli che poi avevano la possibilità di fare tecnicamente qualcosa, magari. E questo era grave. Perché nel debriefing abbiamo analizzato quelle che conosciamo, tecniche sono applicate o meno, le competenze di comunicazione. Cavoli ragazzi, c'era la parte di networking che aveva a disposizione una Omnipot che poteva attivare come voleva, e la parte di application che vedeva che le applicazioni erano bombardate, non hanno detto a quelli dei firewall girano tutto il traffico che arriva da questi IP addosso alla Omnipot, non lasciare che mi colpiscano il mio application server che sta morendo. Quindi alcune attività che potevano essere fatte creare un tema disagio ai rossi erano
non so se avete fatto, soprattutto perché guarda caso, io non ho detto di blu, i rossi più o meno sanno come è fatta la vostra rete, non sanno che avete le omnipote da usare. Quindi se li ingabbiate, perdendo tempo, e voi quanto meno respirate. Non è stato fatto da parte di attack profiling. Una cosa importante quando c'è un attacco così massiccio, una struttura critica con un istituto di ricerca particolare, bisogna capire cosa fa l'attaccante, cosa vuole fare. E sulla parte di gestione di incidenti, siamo un po' meno lì. Alla fine, infine, sulla parte tecnica, i ragazzi sono tutti bravi, sapevano cosa fare. Cioè, le tecnologie di hardening, come fare il firewall, come configurare un firewall, come fare il network, ma erano tutte competenze, diciamo, separate. Io sapevo configurare il WAF, sapevo configurare l'IDS, però erano tutte viste come oggetti componenti separati, non come un sistema integrato in cui alla fin fine, per fare un'efficace difesa, gli strumenti che posso usare all'interno di un'azienda o di una qualunque struttura sono l'estensione delle mie capacità umane. Sono io che in certe occasioni decido di fare certe operazioni e decido anche di fare alcune cose che sono magari un po' strane, diciamo, di base. Sulla parte delle spese comunicative non avevano tenuto conto dello yellow team. Quindi la prima cosa, cambiamo le password a tutti gli user. Ok, perfetto, ma glielo diciamo, no, li chiudiamo fuori e loro non lavorano più. Ma non riesco più a collegarmi, il sistema IoT non mi funziona più, non mi risponde più. Quindi anche lì sono cose da tenere conto quando faccio la linea iniziale e quant'altro. C'è stato un discreto scambio di informazioni tra A e B, ma quando poi sono stati colpiti, è caduto. Ognuno guardava, cercava di coprire le macchine, due macchine da gestire, non guardava, non usava, diciamo, le figure, due figure di più alto livello, dovevano cercare di capire come succedeva, sono purtroppo concentrati sulla parte tecnica. Un'altra cosa importante, sapevano che qualunque di servizio gli avrebbe portato un punteggio negativo, ma non si sono chiesti qual è quello che avrebbe portato più impatto negativo sul punteggio. Perché alla fine sappiamo tutti che in una grossa organizzazione dove hai migliaia di server, tu non puoi proteggere tutto con lo stesso livello di sicurezza. Perché è non fattibile tecnicamente magari, non fattibile economicamente, non è fattibile umanamente. Quindi certe cose puoi decidere sotto attacco e le spendo. Pazienza. Però perdo pochissimi punti. Se invece li fanno fuori una cosa importante, ne perdo una marea di più. Quindi devo cercare di decidere rapidamente, o sapere come operare in questo caso qua. La Onipot, nonostante sapevano che esisteva, non è stata fatta, non è stata usata. E questo avrebbe dato un bel po' di problemi ai rossi, perché ti avrebbe fatto perdere tempo, non solo 90 minuti per due volte per attaccare. Capisci che se di Onipot cerca di uscire fuori, un Onipot fatta commerciale, fatta con un pezzo del nostro Aramis, quindi un altro scelto, riuscire a capire che è una finta non riporto, che è una finta macchina, non può essere. La parte importante di questa formazione di tipo HTML-FS è soprattutto mirata non solo a competenza tecnica, che ci deve essere in qualche modo, sviluppi e quant'altro, ma soprattutto a capire l'attaccante, no? Io rendo un classico, ma capire anche tu utilizzati. Loro non sapevano bene chi è che erano di fronte, no? Era della gente in uniforme, non sapevano il loro livello di capacità. Poteva essere anche una scuola di chiavi, quindi la scuola militare mi insegna anche io il master lì, poteva essere di studenti o poteva essere qualcuno di bravo, era qualcuno di veramente bravo. Di conseguenza non capivo, non guardavo il tipo della signatura dell'attaccante, di che cosa usava come strumento. Tu vedi che se usa NMAP, vabbè, ha usato un toolino, quasi uno script key. Se invece vedi che arrivano dei pacchetti, fanno scansione, e sembrano pacchetti malformati, incastrati in qualche modo, magari fatti uno scambio, fatti prodotti di questo genere qua, dici cavolo, mi sta attaccando. È già un video più bravo, faccio un esempio proprio di basso livello. Una cosa bellissima che è successa è che durante l'attacco i russi sono accorti che i rossi erano entrati sulle macchine. Ah, togliamo la password all'SSH e mettiamoci i sistemi di certificati digitali. Generatevi le chiavi. Ok, loro hanno già detto, hanno messo le chiavi e ovviamente i rossi hanno messo le chiavi loro. Di conseguenza, sì, hai tolto la comunicazione con password che in qualche modo era un brute forzata, però io ho messo le chiavi e quindi sono rimasti dentro. Non si sono nemmeno affamati a fare un conto di quante chiavi hanno caricato dentro, per la mia esperienza ovviamente, però i dati sono velocissimi, non sono accorto che avvenizzava. Quindi le motivazioni, le skill e quant'altro sono le cose che devono essere analizzate. La gestione di incidenti, anche lì, basta capacità di protezione, bisognerebbe imparare di più a fare la gestione di incidenti, perché ok, tecnologie, prodotti, capacità, messa in sicurezza, ma qualcosa sfugge sempre, non puoi coprire tutto. Sapere gestire l'incidente tecnicamente, senza cancellare gli incidenti di reato e capire cosa è successo, è una delle cose più fondamentali. Alla fin fine, per contrastare il cybercrime, sono necessarie delle nuove competenze, delle metodologie particolari, dei processi di apprendimento un po' diversi dal solito, perché alla fin fine è importante potersi esercitare.
un sistema di esercitazione di tipo CTE fatta con Delphi dà anche la possibilità di avere gruppi diversi, anche a livello aziendale, che cooperano insieme e si scambiano informazioni su come gestire l'attacco e quant'altro, cosa che solitamente le aziende già non fanno, non vanno a sharare con gli altri aziende come è successo un attacco e cosa devono fare. Ci va un nuovo mindset per saper agire e la formazione in ambienti virtuali diventa sempre più fondamentale, e vedete sono a un certo livello di hype adesso su quelli che sono i cyber range. Con questo ho finito, la scritta grazie è sparita, non ci fanno che sia scritto grazie e mi hanno attaccato e mi ha cacciato la scritta. Ringraziamo Danilo Massa per la presentazione, davvero molto interessante e per essere stato ampiamente nei tempi previsti. Iniziamo con le domande. La prima la farei io, che è una cosa che interessa perché noi vogliamo poi mettere su infrastrutture di questo tipo per giocare con il team Bound Mole, volete. Quanto tempo ci avete messo e quante risorse sono servite per poter creare questa infrastruttura che dal punto di vista nostro degli dettagli sembra enorme? Allora, enorme perché comunque il problema più grave è che sono delle competenze diverse, cioè non è tutto automatizzato, quindi per esempio se la macchina Windows partono gli script in PowerShell per creare gli utenti, configurare la macchina, attivare i servizi, attivare tutto, cioè è tutto totalmente automatizzato, quindi sono competenze non solo di cyber security, che noi diciamo come deve essere fatta una macchina, quali sono, ma anche sistemistiche. Quindi abbiamo una serie di esperti in ambito Windows, in ambito Linux, in ambito SCADA, in ambito VoIP, di rete. Costruiamo le componenti, loro ci aiutano a scegliere i componenti migliori, gli diamo le specifiche, deve essere tutto in qualche modo A, scriptabile, perché lo possiamo distanziare, B, con qualche tipo di GUI che renda più facile ovviamente a chi deve difendere di poi gestire l'oggetto. Perché se metto su qualcosa che funziona solo strettamente a linea comando, un po' di problema c'è. Abbiamo la doppia versione di Windows Domain Controller Core o con la grafica, eh? Quindi chi di distanza decide, vogliamo reggere più complesso, devo conoscere PowerShell, altrimenti non configuro la macchina per niente. Però una decisione, ci va anche la versione, quindi tempo ci abbiamo impiegato un annetto lavorando a una serie di persone con una buona esperienza nella costruzione di questi ambienti. Stupidamente c'è la NAS, un errore di configurazione, la NAS viene montata sul domain controller, ma per errore non attende che la NAS sia partita. Quindi qualche volta succede che qualcuno mette dei file sul domain controller, cioè sulla NAS praticamente, no? Sul mount point. Quindi i file sono spariti, andiamo a cercare. Sono finiti, disturbati? Non sono. Non torna lì, sono andati dove vai. Quindi bisogna inventarsi anche delle cose che poi con l'esperienza, lavorando con le aziende, scopri queste cose. È particolare. Altre domande? Comunque sarebbe bisogno di moltissimo. Un'altra informazione di servizio prima delle altre domande: se qualcuno deve partecipare alla CTF ed è in questa stanza, consiglierei di andare subito, stanno portando il cibo direttamente in I3P, vi accompagneranno. Se invece nessuno, noi mangiamo tranquilli. Altre domande? Sì, grazie. Si può sapere la il livello di formazione del Red Team, cioè qual è stato il loro percorso studentesco? Loro sono militari del CIOC, quindi il Centro di Interforze delle Operazioni Cibernetiche Italiano. Allora, hanno avuto sia formazione alla scuola di Chiavari, dove viene insegnato anche di massa, infatti con la formazione qua in terza di Genova e di Modena e Reggio Emilia, in questo caso qua. E ovviamente corsi specializzati in ambito NATO, che adesso sono integrati in Portogallo, e qui ho insegnato anch'io in Cinesi anche lì. Quindi hanno formazione apposita, diciamo, molto, molto grande, ovviamente. Soprattutto erano militarmente inquadrati, il bersaglio era quello e loro arrivavano a fare esattamente quello. Ancora di più di invece un testing aziendali che a volte ci arrivi un po' per storto all'obiettivo. Anni di studio. Altre domande? Allora ringraziare ancora. Sì.